you and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the door. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah. But baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, using my head. Stop using my head, using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo.
sincero, da dove cresce la palma. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma. E prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Si è acceso, un verso è di un verde chiaro, uno di un cremisi acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. Guantanamera, Guaira, Guantanamera.
Allora, oggi è una giornata bellissima, siamo qui a San Nicolò Tordino e questa manifestazione terza del Criterium Ebiceno e Preduzzi si è già conclusa. Abbiamo qui il vincitore, però accompagnato da due signore, oserei dire, graziose, no? Due mamme poi fra l'altro, vero? E so, così, ho sentito che domani avete anche un concorso di Miss Mamma, no? Un saluto veloce da Miss Mamma, poi passiamo direttamente con te, Anna Maria, vero? Che ci Sì, dici? sono Anna Maria. Domani saremo a Sant'Onofrio. Potete venire a vederci lì se volete. Questa meravigliosa manifestazione così simpatica per noi mamme. Viene da dire che essere mamma è proprio congeniale, insomma, tu che dici, Anna? Io confermo quello che ha detto la mia compagnia qui. Domani vi aspetteremo a Sant'Onofrio al ristorante Off. Quello è il concorso di Miss Mamma. Grazie. Va bene, allora un grazie particolare della presenza, però dico, avete in mezzo, come si dice, un campione, no? Oggi lui ne vince molte, Andrea, di manifestazioni, anche oggi è andata molto bene, quindi ti faccio i complimenti in questa manifestazione bella. Dici un po' le tue impressioni nella vittoria, nel circuito e nella giornata, nell'ambiente, ok? Allora, grazie per il campione. In realtà non sono un campione, insomma, mi impegno nell'allenamento giornaliero. Vorrei ringraziare per prima cosa l'organizzazione che ci ha dato l'opportunità di gareggiare qua, che ogni anno comunque fa una bella manifestazione. Infatti l'anno scorso anche ero presente. È accompagnata casualmente sempre da una bella giornata primaverile che comunque ti mette quella grinta per, insomma, percorrere. Siamo alla quinta edizione, la maratonina San Nicolese, con il presidente Ezio Cerasi e poi con le belle miss Anna Maria e Bocor, la bionda, bionda Bocor. Ezio, non ci facciamo mancare nulla. Oddio, non ci facciamo mancare nulla? Sì, diciamo che nella cornice c'è tutto, perfino una bella giornata, diciamo oggi, un sole stupendo, il palazzetto. Ricordiamoci che ieri diluviava. Ieri mattina diluviava, infatti, dei preparativi tutti sotto l'acqua, però comunque poi alla fine il palazzetto tutto bello riscaldato, con la possibilità delle docce e tutto. L'unica sofferenza di quest'anno è gli sponsor che purtroppo ci ha lasciato un po' a bocca asciutta. Siamo riusciti a fare questa manifestazione con tanti sacrifici veramente e mi auguro di poterlo rifare l'anno prossimo se c'è dei contributi ancora un po' sostanziosi, insomma. E ovviamente quei pochi sponsor che ci sono li ringraziamo perché senza di loro. Senza di loro non avremmo potuto fare niente. Grazie a loro e grazie anche agli amici che hanno acquistato i blocchetti alla lotteria perché ci siamo aiutati un po' con la lotteria, insomma, per L'estrazione ci sarà sempre oggi? No, l'estrazione la faremo il 24 e poi Pertanto possono ancora acquistare i biglietti. possono ancora acquistare i biglietti e eventualmente poi i vincitori li potremmo vedere sopra al sito di runnerssannicolò.it. Bionda Bucur, Miss Mamma soprattutto, non italiana, rumena, giusto? Come, questa è la prima volta che assisti a una gara podistica. Sì, questa è la prima volta. Però mi sono divertita. Ti sei divertita? Hai visto che corrono di tutto, c'è di tutto, dai giovanissimi ai meno giovani. La prossima volta mettiamo pure quelli da giuria a correre. Correrai pure tu, casomai. Un'altra bella mamma, parteciperanno domani sera, domenica, a un concorso di Miss Mamma, una mamma italiana, verace come te, napoletana, Anna Maria, ci vuoi ricordare, questa è la prima volta che tu partecipi a questo concorso? Sì, questo sì. Diciamo, Primo co ci siamo un po' rimessi in gioco. Perché no? Quando ci sono delle belle mamme come voi, Grazie. non è vero che poi il parto vada a rovinare, no? Il parto non rovina la bellezza, voi ne siete la testimonianza vivente. Io sono mamma di due figli, Addirittura. uno ormai è grandicello anche, ma. Complimenti, come hai trovato questa manifestazione? Io mi sono divertita molto, una cosa molto carina, simpatica, mi sono trovata bene. È stata una bella giornata, poi c'è stato anche questo sole meraviglioso che ha accompagnato la giornata. Un assaggio di primavera.
Ezio, parlavamo della prossima edizione, sicuramente conoscendoti e conoscendo gli amici del gruppo Runner San Nicolò, io sono convinto e certo che ci sarà anche la sesta edizione, tra mille difficoltà, ma ci sarete di nuovo. Guarda, l'obiettivo è sempre quello di riproporci di nuovo l'anno prossimo, però naturalmente bisogna vedere sempre, come ho detto prima, se riusciremo a rimediare la materia prima, che sono sempre gli sponsor. Comunque voglio ringraziare la squadra, che è il gruppo podistico Runners San Nicolò, che sono molto vicini e mi hanno aiutato veramente tanto, che è bello che magari uno si prende i meriti, il presidente, ma poi alla fine c'è sempre un lavoro di squadra. Ringrazio soprattutto le donne, anche le mogli degli atleti, che si hanno dato veramente un grande aiuto nel ristoro, e quindi tutti quanti hanno dato il loro piccolo contributo in un modo o in un altro. Ma come dice, tante gocce d'acqua alla fine fanno il mare, questa è la realtà. Ho notato un particolare, che nella classifica generale, sia maschile che femminile, per i primi sei prime tre donne e prime tre maschi, sono tutte e sei marchigiani. Beh, questo vuol dire che gli abruzzesi sono un po' più lenti per questa volta. Va bene, comunque mi fa piacere, comunque vadano, fanno parte sempre del criterium, quindi siamo sempre come se fossimo una regione unica, alla fine chi fa parte del criterium Picena e Pretuzzi. Ricordiamolo a questo punto, la classifica generale finale: ha vinto Marcella Mancini sulla Ruggeri e Rita Mascitti al secondo posto, mentre per il settore maschile la vittoria di Falasca Zamboni su Mauro Marcelletti e terzo posto per Doriano Bussolotto. Come ho detto prima, tutte e sei sono atleti marchigiani. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ha! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Ha! Sleeping in my bed. Hey! Ha! Ha! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Ha! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my
the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of surrender. I saw the life inside you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine. E siamo con la vincitrice Marcella Mancini, la sua prima apparizione qui a San Nicolò. Non poteva mancare all'appuntamento, all'ennesima vittoria. Sì, ringrazio gli organizzatori di questo evento, è stata una bella gara, poi una bella giornata, c'è un bel sole. E sono rimasta contenta, ho fatto il mio allenamento quotidiano. E per noi maschietti anche due belle presenze, due Miss Mamme, Anna Maria e Bucur la bionda, bionda Bucur. Per noi maschietti almeno ci siamo rifatti gli occhi. Eh sì, io per quanto riguarda le donne non do comment. Certamente. No comment. Badi solamente alla vittoria, alla sostanza. Io faccio la gara e loro fanno il contorno. A proposito di gare, il tuo prossimo impegno importante? Il mio prossimo impegno è importante, diciamo che sto preparando la maratona di Udine, che saranno i campionati italiani assoluti quest'anno, che si svolgerà il 1° aprile ad Aquilea. Tu che sei un'abitué alla vittoria nel titolo italiano, anche se gli anni passano, però. Sì, gli anni passano, proviamo a vincere questo titolo, già l'ho vinta 2 volte, vediamo. Non c'è 2 senza 3, te lo auguriamo. Grazie. Il quarto come si dice in Romania? Il quarto viene da sé. E a Napoli si dice? Il quarto? Il quinto. Aspettiamo anche il quinto. Ciao a tutti, buona domenica. Grazie. E con le Miss mamma Anna Maria e mamma Bionda Bucur concludiamo la 5ª edizione della Maratonina San Nicolese, manifestazione organizzata dalla Runner San Nicolò, una splendida giornata di sole, 330 i partenti alla gara ovviamente competitiva. Ricordiamo la classifica assoluta, poc'anzi abbiamo intervistato la vincitrice Marcella Mancini, 2° posto per Simona Ruggeri, 3° posto per Rita Mascitti, al maschile ha vinto Falasca Zamboni, sul secondo classificato Marcelletti Mauro e 3° posto per Doriano Bussolotto. L'appuntamento come sempre per il prossimo anno alla la 6ª edizione, questa era la 5ª edizione. Con le miss che salutano diamo l'appuntamento all'anno prossimo.